dicevo prima, il momento è difficile, c'è bisogno di unità di intenti, nessuno si può tirar fuori, non so se avete ascoltato il discorso di Davide Estate, gli indifferenti soprattutto dobbiamo portarli a schierarsi, non faremo mai parte di coloro che scaricano la responsabilità su altri, perché quando accadono fenomeni non solo criminali ma sociali come questi è una collettività intera che si deve rendere protagonista del cambiamento. Noi come amministrazione abbiamo messo in campo azioni senza precedenti in questi anni sul piano sociale e culturale. Fra qualche giorno nei comitati che si riuniranno in prefettura porteremo un piano per ulteriormente caratterizzare il 2018 nell'insegno dell'impegno culturale, sociale, pedagogico, civico e di passione per la città che mettiamo in campo. Consentitemelo però in chiusura di fare una riflessione da magistrato, da ex magistrato, da sindaco e da cittadino, ma soprattutto da ex magistrato e da sindaco. Oggi c'è bisogno, e sono contento che il ministro dell'Interno ha deciso di venire alla nostra città, che la risposta più importante e immediata deve essere data da chi ha il dovere di prevenire i reati e individuarne i responsabili. Il controllo del territorio, le forze di polizia, mettere più risorse umane, materiali ed economiche, considerare quella che viene definita la cosiddetta criminalità comune o la cosiddetta criminalità minorile una priorità nelle investigazioni e nelle azioni giudiziarie. Credo che da questo punto di vista, avendo fatto il magistrato, ho visto che non sempre vengono considerate delle priorità, già il fatto che siano chiamate criminalità comune, invece credo che siano fatti che oggi la gente vive sulla propria pelle, basta chiederlo alle mamme e ai papà dei figli che sono stati brutalmente aggrediti, e consentitemelo, non è più accettabile che ci siano migliaia di sentenze passate in giudicato con colpevoli individuati, quindi non persone in custodia cautelare, le cui sentenze non vengano eseguite. Allora, se non mettiamo in campo Stato, certezza della pena, priorità e azione di tutte le collettività, noi rischiamo purtroppo che Arturo e gli altri non siano gli ultimi, ma solo tanti di una lunga serie. Invece oggi sono tutte le condizioni in città, perché la città culturalmente, moralmente, corporalmente, potrei dire, si è schierata, e allora c'è bisogno che lo Stato sostenga anche da parte di chi ha la possibilità di implementare le risorse in campo questa azione. Quindi ci sono priorità per tutti, ma oggi la vera priorità è il controllo del territorio, la prevenzione e l'individuazione dei responsabili. Qualcuno invoca più poteri ai sindaci, è una soluzione che la vedrebbe favorevole o no? Assolutamente sì, anche perché al sindaco viene chiamato anche sempre in causa, è un fatto naturale delle cose, anche quando non ha nessun potere e nessuna responsabilità. Io sono assolutamente favorevole che ai sindaci vengano dati più mezzi, innanzitutto poter assumere più polizia municipale, più risorse economiche che non abbiamo, ma anche più poteri normativi di incidere. Del resto credo che il sindaco è l'istituzione più vicina al cittadino, ne conosce gli umori, ne conosce le preoccupazioni, ne conosce le speranze e le sentimenti di riscatto. Comunque noi ci siamo, indipendentemente dai poteri. Come sapete, io non mi sono mai tirato indietro, anche quando sono stato il primo ad elencare i pericoli che potevano venire anche da fenomeni di emulazione, sto per strada, sono vicino alle forze dell'ordine, alla magistratura, sostengo le azioni del governo quando vanno nella giusta direzione, le critico quando ci sono omissioni e lacune, le critico quando si fanno scelte sbagliate, quindi mi auguro che adesso non si trasformi questo momento in propaganda elettorale, ma si trasformi in azioni concrete. La militarizzazione del territorio però non ha mai rappresentato una soluzione, né sul medio né sul lungo periodo. Infatti non mi pare che non ho usato il termine militarizzazione del territorio, e come ben sapete la mia posizione, almeno per chi mi segue, è stata sempre contraria a trasformare le forze di polizia in presenza dell'esercito. Io chiedo controllo del territorio da parte delle forze di polizia ordinarie. Questa non è militarizzazione, è forza di uno Stato democratico che mette insieme le forze di polizia e i cittadini senza alcuna militarizzazione. Quello è un termine che piace certe volte a chi non vuole fare niente.